Noi mormoni crediamo che la morte non sia la fine di tutto, ma che sia solo il passaggio in una nuova dimensione spirituale. Pensa che sia dritta la linea della vita. E più lunga è la linea, più crediamo di aver vissuto e che più completa sia stata la nostra vita. Ma io ho imparato da Ben che la vita può essere un cerchio. Ben è morto il 4 luglio 1986, pochi giorni dopo il suo nono compleanno. Solo 108 brevi mesi è rimasto al mondo. La cosa peggiore che una persona sia costretta a fare è aiutare a morire chi si ama. Ma come genitori dovevamo aiutare Ben ad affrontare la morte, senza paura, senza pena e, quello che è peggio, senza di noi. La linea di Ben è stata breve, ma il suo cerchio non avrà mai fine. Su, forza, provateci. E sapete fare anche così? Ma che bravi! E adesso passo del pilota. Ma dai, mamma, non si può fare stando seduti. Oh. Ragazzi, prima di arrivare vi ricordo che l'ultima volta che la famiglia si è riunita, voi maschietti avete lasciato Carrie e Lisa sempre da sole. Sono le vostre cuginette, perciò giocate insieme. Ma quelle sono donne! Le donne non sono male. Margot, sono arrivati! Andiamo! Aspettami! Attenti, si scivola sulla neve! Ciao, nonno! Ciao ragazzi, come state? Bene, bene! Ciao papà! Ciao, ciao mamma! Ciao! Ehi, Ben! Sei contento di essere venuto da noi? Sì, Brian, ti sei portato gli sci? Sì. Carrie, Lisa, ciao! Avete lo slittino? Ora tieniti forte, li dobbiamo vincere. Pronti? Pronti! Fanno sul serio, erbacco. Ai posti di partenza, via! Forza! Forza! A tempo, ti supera! Via, via, via! Ma non ti angosci, Claire? Cosa? Vivere così. L'emofilia? No, fa parte della vita. Certo che non è stata molto buona con te. Sapevamo quali erano i rischi. Sono portatrice. Una probabilità su quattro di avere bambini emofiliaci. Ma tu hai avuto tre bambini con l'emofilia. Tutti e tre sono anche dei ragazzi splendidi. Pronti? Allora serve la salsa di soia, lo zenzero. Ah, le cosce di pollo. È tutto? E quella cos'è? La lista della cena. E quell'altra cos'è? La spesa che devo fare. Sai, farebbe la lista delle cose anche se bruciasse la casa. Perché no? Non ci sono imprevisti se sai organizzarti. Mamma, mamma, Brian si è fatto male. Oh, no, e dove Ben? Non è niente, è solo un graffietto. Ma che gli è successo? Niente, Brian sta sanguinando un po'. Non è mica grave, gli dà il fattore ottavo. Possiamo guardare? Kate, non disturbiamo Brian. Ah, non c'è problema, può guardare. Gli farà male? No, a me l'ha detto tante volte. Io con i miei sono stata tanto bene, e tu? Anch'io molto. Non gliel'hai detto che aspetti un bambino? Stavo per farlo, ma poi ho deciso di aspettare finché non cambiamo casa. Ti dispiace se resta un segreto fra noi? Mamma, io devo andare in bagno. Oh, Ben, hai mangiato tanti dolci oggi, vero?
Non so se ce la farò. Ti spiace fermarti, papà? Un'emergenza, eh? Sì. Ok, ma non dimenticarti che domani c'è scuola. Stai male, eh? Hai voglia di rigettare? Anche la chemioterapia fa così. Guarda questo colore. Non lo trovi bello? Sai come si chiama? Azzurro. Azzurro? Sì, ed è il colore del cielo. È bello, vero? Salve. Buongiorno. Ciao, tesoro. Ciao, mamma. Jessica, sei rimasta qui per fargli compagnia? Come sei carina. Sei pronto, tesoro? Grazie, signora Corbin. Arrivederci. Non posso essere sicuro di quello che dico senza delle analisi, ma a mio avviso penso che sia un virus o, vista la diarrea, un parassita. Cos'è un parassita? Un parassita. Ecco, lui è solo un microscopico vermetto che nell'intestino provoca sconquasso. E che cos'è? Lo sconquasso? È una cosa che non si controlla. C'è qualcosa che può darmi per non correre al bagno ogni quarto d'ora? Beh, penso che con qualche antibiotico sistemeremo ogni cosa. Benjamin, se ti chiedessi un po' di sangue, me lo daresti? Credo di sì. Bene. Allora cercami una bella vena. Braccio destro o sinistro? Scegli tu. Sinistro, perché lancio la palla così. Pa, 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 pa. Sì che lo prende, ma vedo che non gli fa niente. Ha ancora il mal di stomaco e continua la diarrea. E gli è venuta anche un'eruzione cutanea. Ha perso quasi 5 kg in 2 settimane e io sono molto preoccupata. Ucciso, e lui non vuole cadere per terra. Io non voglio fare. Buoni, per favore, sono al telefono. Mi scusi, dottor Paxton. Levati, non ci vedo. Brian, per favore, cerca di calmarti adesso. Mi dispiace, scusi, dottor Paxton. Che sta succedendo qui? Lo sconquasso. Oh. Senti, credo che l'unica cosa sia di portarlo all'ospedale pediatrico per una visita. Claire, so che è un viaggio lungo, ma ti consiglierei di non aspettare domani. Se puoi, portalo stasera. Il parassita probabilmente è la causa dei crampi allo stomaco. Ma ho notato anche una ghiandola infiammata qui, nella parte destra del collo. E una patina biancastra sulla gola. Vuoi aprire la bocca, Ben? Un po' di più. Così, bravo. Grazie. Sally? Sì, dottore. Mi dispiace, ma le analisi che voi mi avete portato non sono sufficienti. Io ho ordinato un attacco del cervello, un puntato midollare ed una puntura lombare. E quanto tempo ci vorrà? I risultati dovremmo averli per venerdì. Insomma, 4 giorni. Sì. Bene, io ce la caveremo. Ma non posso lasciarti sola. Ma non puoi lasciare il lavoro. E ai ragazzi chi ci pensa? Andrà tutto bene. D'accordo. Mi raccomando. Mamma. Il bambino sa che sta qua dentro. Il bambino sente di stare in un posto caldo e sicuro, ma non credo che sappia dove sta esattamente. E lo sa che dovrà nascere prima o poi. Credo che lui non sappia neanche cosa sia. Ti ricordi, mamma, di quando sono venuto al mondo?
Sicuro, tesoro. Sei il primo figlio. Ed è stato il più bel giorno della mia vita. Come vorrei ricordarmelo. Lo sai che questa è la prima volta che la nostra famiglia è divisa? Lui è tranquillo. Le analisi però sono tremende. Ma Greg, potrai venire qui per parlare col dottor Glaston venerdì, vero? Beh, ti prego, vieni. Non me la sento di farlo da sola. Signora, il dottor Glaston ha detto che può entrare. Arriva suo marito. Sì, ma lui viene da molto lontano e doveva prima terminare un progetto, perché lo volevano per oggi. E cercare a chi affidare i bambini. Fra poco sarà qui, ma cominciamo noi. D'accordo. Ecco, noi i risultati delle analisi li abbiamo, ma vede, non siamo tranquilli sulle sue condizioni. Quello che si è trovato finora è che Ben ha un parassita, cosa abbastanza comune in casi come il suo. Ha la ghiandola infiammata nella parte destra del collo, ha risposto bene al trattamento, anche se non si sa ancora qual era la causa. Inoltre, lui ha una brutta infezione alla gola che potrebbe essere molto pericolosa, chiamata thrush, che deve essere subito curata perché può estendersi fino al punto di impedirgli di respirare. Ma non può accadere se si tiene sotto controllo. Signora, non è meglio se aspetta suo marito? No? Prosegua. Signora, lei sa cos'è la sindrome da immunodeficienza acquisita? Sì, ma è l'AIDS. Ben l'AIDS. Dicono che una persona che ami deve morire. È come se il tempo si fermasse. E quando i secondi riprendono a scorrere, nulla è come prima. Torno subito, tesoro. Va bene. Si può sapere come e da quanto ha contratto l'infezione. Può aver ricevuto un emoderivato infetto anche prima del 1981. E per gli altri due bambini? Beh, gli farei fare il test il prima possibile. Purtroppo non posso neanche dirvi che cosa potrà accadere a Ben in futuro. È il primo bambino affetto da AIDS che vediamo. L'unica cosa che si può fare è curare i sintomi che sono in atto. Insomma, solo le infezioni e lo stomaco. Esatto. E se riesce a guarire?
Questo è molto improbabile, signor Madison. Ma se fosse? Beh, se questi sintomi scomparissero, si comincerebbe col sistema immunitario. D'accordo, dottore. Ci dica qual è la prima cosa da fare. Signor Madison, comprende la gravità del caso? Secondo le statistiche, l'85% dei malati di AIDS sono deceduti nell'arco di un anno. E tutti gli altri? Gli altri non vivono molto a lungo. L'85% muore in un anno. Un anno. 12 mesi. Un compleanno. Un Natale. Un'estate. Un autunno. Un inverno. Una primavera. Lo so, Claire. No, non hai capito. Perché Dio ha voluto che a Ben venisse l'AIDS? Non lo so. Io so solamente che Dio potrebbe guarirlo. C'è qualche speranza. Se riescono a fermare l'infezione, poi pensano al resto. Questa è una malattia poco conosciuta e tutti gli scienziati del mondo ci stanno studiando sopra. Scopriranno una cura o una medicina. Greg. No, vedrai che qualcosa accadrà. Io non penso che Ben dovrà andarsene. Può benissimo succedere un miracolo. Basta aspettare. Ci vuole solo tempo. Sì, tesoro. Cosa ha detto il dottore? Cos'è che ho? Beh, ha detto che c'è davvero quel parassita nel tuo stomaco. Il dottor Paxton aveva ragione. E per questo che ti fa tanto male. Poi che la ghiandola al collo si è sgonfiata, che hai ancora l'infezione nella gola. E che la tua malattia è virale. Hai l'AIDS. Molti, sai, si ammalano, Ben. Ma tu sei il primo ragazzino che hanno visto con l'AIDS. Ma cercheranno di guarirti. Ci hanno dato delle pillole per la pancia e delle pasticche per la gola. Quando potrò star bene? Questo non lo sa nessuno. Su, monta in macchina. Forse Ben non starà mai più bene. Forse lui morirà. Come si può aiutare un bambino in questo stato a vivere questi brevi e preziosi giorni? Forse io devo fare in modo che aspetti ogni nuovo giorno. Forse così lui troverà la forza di affrontare il futuro. Sai cosa ho pensato? Perché non facciamo l'elenco delle cose che ti piacciono di più? D'accordo. Numero uno. Disneyland. Ti ricordi, mamma? Avevi detto che ci avresti portato. D'accordo, Disneyland. Che altro? Il bambino.
sarà maschio o femmina? Tu che dici? Non lo so, ma spero che sia un maschio. Oh, un altro maschio? Non ti bastano i maschi che hai già? No, io e lui vogliamo formare una squadra. Ah, ci manca poco. E la nuova casa? Oh, sì. Ci sta lavorando da tanto su quella casa, papà. Non vedo l'ora. Tutti quanti non vediamo l'ora. Già, voglio due bagni però. Quell'estate, l'elenco diventò lo scopo della nostra vita. Si andò nella nuova casa, si viaggiò e si pensò al giardino. Brian e Zack furono sottoposti al test per l'IELTS. Il test risultò negativo. Io intanto continuavo con la mia strategia. Dividevo la vita in tante piccole piacevoli giornate, delle pietre miliari che avrebbero segnato la vita di Ben. Queste petunie le vuoi? No. Prendi quelli gialli laggiù. Belli, che sono? Lo sai? I narcisi? I narcisi sono dei bulbi, Benny. Ci mettono molto a fiorire, sai? Quanto? Nascono in primavera. Perciò ci vuole un anno. Sì. Voglio i narcisi. D'accordo. Sei stanco, tesoro? Sì, un po'. Allora perché non ti siedi e ti riposi? Ho quasi finito. Va bene. Mamma, hai chiesto se Jessica può venire a giocare con me? Sì, ho telefonato. Ma Jessica sta molto male adesso. L'hanno portata all'ospedale. Credi che se ne andrà? Io non lo so, Ben. Nessuno sa quando una persona se ne deve andare. Per questo bisogna amarla finché è con noi. E volerà in cielo se muore. Sì. E io la rivedrò ancora. Ne sono sicura. Se non c'è Jessica, vado dalla nonna, posso? Vedremo. Ehi, hey John, che c'è? Sbrigati con quella sega, ora per la mia. Ah, lascia, te lo seguo io. Ciao. Oh, mi hai salvato. Stavo morendo di fame. Scusa, ma ho avuto tanto da fare. Buono. Che cos'hai? Niente, sono un po' stanca. Ben mi ha parlato dell'aldilà oggi. L'ha fatto per Jessica, ma credo che presto comincerà a fare delle domande per se stesso. E io non saprò cosa dirgli. Non dovrei dirgli niente, sta bene. Ma Craig, lui non sta bene. Mi ha chiesto persino di andare da mia madre. Lascialo andare. Tu sai, non sei l'unica persona della sua vita. Non l'ho detto per questo. È quando sta male che chiede di andare da lei. E tu che ne sai? Se la sta cavando, comunque ci vuole tempo perché le medicine facciano il loro effetto. Greg, come fai a pensare... Però non è peggiorato. E sta combattendo con tutte le sue forze. Vuoi essere più ottimista? Torni presto a casa? No, tardi.
Vedi, purtroppo sono indietro e i Clendon non sentono ragioni. Ti do una mano. No. Su, vai a casa. Ci vediamo più tardi. Attenzione, il merito dei clienti che al reparto 4 è in corso un'offerta speciale. Due emergenze al prezzo di uno, ma solo per oggi. Mamma, mi compri queste? Cosa? Le bretelle? Sì, perché servono. È vero. E poi sono tanto carine. Mi compri le cose per la scuola? Ma tu ancora non vai a scuola. Lo so. Su, ragazzi, scegliete le magliette ora. Brian, di che colore la vuoi? Gialla. Ben? Azzurra. Sai, non è blu. Lo so. Mi spiace veramente, credetemi. Eppure lei lo sapeva che lui aveva l'AIDS fin da giugno e disse che non era un problema. Lo so, signora Madison, ma non era ancora stato eletto al nuovo consiglio di classe ed esso ritiene, con tutto il gran parlare che c'è stato anche a New York su vostro figlio affetto da AIDS, che è meglio aspettare per saperne di più. Ma signor Brockett, la scuola non corre nessun pericolo e neanche chi sta a contatto con Ben. Lo chieda anche al nostro medico se vuole. Grazie, ma ci penseremo noi. Abbiamo molti medici da consultare. Ma io come faccio a spiegarlo a Ben? Lui aspetta da quest'estate l'apertura della scuola. Signora Madison, io devo pensare anche a tutti gli altri studenti. Posso soltanto farvi venire un maestro privato a casa per lui. E fino a quando? Dal consiglio di classe di novembre si parlerà di questo. E lei pensa che a 8 anni si possa studiare da soli un intero trimestre? Ormai è solo una questione di tempo, perché un troppo risparmieremo di per sempre dalla faccia dell'universo. Gli autoroboli avrebbero tenuto da un'eternità, così fatto io il comando. Ciao. Possiamo spegnere per un minuto la TV? Sì. Tanto questo l'avevo già visto. Ben, noi siamo andati dal signor Brockett oggi. Dal mio preside? E lui ci ha detto, è stato gentile, sai, ma lui pensa che non sia giusto che tu torni a scuola con gli altri ragazzi adesso. Perché? Perché ho l'AIDS. Ecco, vedi, Ben, quest'anno è stato eletto un nuovo consiglio di classe e queste persone non conoscono l'AIDS bene come noi e hanno chiesto tempo per saperne di più. E quanto gli ci vorrà? Oh, Ben, 2 mesi hanno chiesto. 2 lunghi mesi? Sì, ma tu non rimarrai indietro con la scuola, sai, verrà da noi un maestro. Non voglio un maestro a casa. Oh, Ben, mi dispiace tanto. Io lo so, Ben, che ora noi ti abbiamo deluso. Scusaci. Non lo fare. Cosa? Sai, mamma, non devi piangere. Voglio il maestro. Contento. Vediamo se c'è tutto. Il righello c'è, le matite, i pastelli, i quaderni. Brian, vuoi una mela per la ricreazione? Cos'è la ricreazione? La ricreazione? È il bello della scuola. Ricordati, levala appena entri. Buongiorno. Buongiorno. Come sei carino oggi. Ho pensato che potevo accompagnarlo con la mia bici a scuola. Non so che dire. Sei sicuro di farcela? È piuttosto lontano. Sono 3 semafori. 6 col ritorno. Ce la faccio, mamma. Sta tranquilla. Ah.
Va bene, vengo. Andiamo, Zaki, non restare indietro. Mi dispiace, mamma, ma io credevo di farcela. Non fa niente, tesoro, non pensarci più adesso. Sono stancato tanto. Oh. Benny! Benny! Tesoro, tesoro, non è niente, non è niente, ti prendo io. Ti prendo io. Ora si va a casa e ti metto subito a letto. Mamma, voglio che vendi la mia bicicletta. Sicuro. Farò come vuoi tu. Non l'avevo capito, ma Ben cercava di dirmi qualcosa, perché lui sapeva tutto. Si dice che inconsciamente la gente sa quando sta per morire e senza rendersene conto comincia a prepararsi al grande passo. Qualche volta fanno domande. Stai bene. Qualche volta si chiudono in se stessi. Ma tutti cominciano a staccarsi da questo mondo e rivolgono lo sguardo all'aldilà. Zach, vai a giocare laggiù sullo scivolo? Sì, mamma. Ci sediamo qui? Se vuoi. Sai, io devo parlarti di Jessica. Sta ancora male. Lo sapevi che lei era in coma da 2 settimane? Beh, Jessica se n'è andata ieri sera. Era la mia sola amica, sai. Mi mancherà tanto. È la più brava, è la più brava. Oh no, Ben. Se si è voluto o si vuole bene a qualcuno, rimane sempre con noi. Sai dove? Nel nostro cuore. Guarda. Succede così. Il cuore scatta una bella foto, che poi non si può scordare perché lui fotografa sempre i momenti più belli. Lui però non sceglie il momento, ma tu. E Jessica lo sapeva che doveva morire. Non lo so, Ben. Vuoi che ti faccia un'altra minestra? Nonna, non ce la faccio a mangiare. Ma tesoro, non puoi non mangiare. Nonna Margot. Mm? Se morissi ti arrabbieresti. Certo che no. Credi che i miei si arrabbierebbero? Caro, tu non faresti nessun torto. Non potrebbero arrabbiarsi con te. Ma loro mi hanno da tanto. Soffrirebbero molto. Certo che soffrirebbero. Ma perché loro ti amano. E non potrebbero mai, mai arrabbiarsi con te. Anche tua madre da piccola volle una casetta per gli uccelli, ma a quel tempo avevo solo dei pezzi di legno di scarto, perciò la sua non mi venne così bella. Ciao! Ciao, mamma. Guarda che bella casetta sta facendo. È stupenda, tesoro. Non è ancora finita, puoi aspettare un minuto.
Certo. Mentre aspetto, chiacchiero con la nonna. Vengo. È stato male. Ha un aspetto... Tremendo, lo so. È riuscito a mangiare solo i primi due giorni. Poi non ha voluto più niente. Oh. E ci ho provato, credimi, ci ho provato. Ma perché non mi hai chiamata, mamma? Perché non volevo spaventarti. E poi gli ho chiesto se voleva tornare a casa, ma lui ha detto che voleva rimanere. No. Se sta così male, lo riporto subito all'ospedale. Claire. Tu ed io dobbiamo parlare di una cosa. Di che cosa? Ben mi ha domandato se ti arrabbieresti con lui se morisse. Mi dovrei arrabbiare. E perché? Non lo so. Ma tu cosa gli hai risposto? Io ho risposto che quando si ama non ci si può mai arrabbiare. Claire, della nostra fine, gli hai mai parlato? Beh, quando è morta una sua amichetta, io gliel'ho detto. Ma della sua morte, gli hai mai parlato? No, no, non ancora. Claire... Lui ha bisogno di parlarne con te. Lui ha bisogno. Lui ha bisogno. Lui ha bisogno. Non riesce a trattenere il cibo. Ha conati di vomito. Non possiamo iniettarglielo perché ha le vene troppo fragili. Quindi il suo corpo non può ricevere alcun nutrimento. Praticamente sta morendo di fame. Ci sarà qualcosa da fare. Una. Ci resta una possibilità. E qual è? Ecco, si tratta del catetere di Hickman. Ed è un tubo che viene inserito nel mezzo del torace e il nutrimento viene pompato direttamente nel sangue. Potrà salvare Ben. È un tentativo il nostro. Ma Ben è e resterà un caso molto grave. E lo Hickman non è una cura per l'AIDS. Con questo le cose cambieranno. Lo sento. Riprenderà il suo peso. Il vomito ci sarà. Per un po'. E poi? No. Claire, stammi a sentire. Ora sta per succedere quel miracolo. Col catetere tutte le cose cambieranno. Sai, basterebbe che gli desse la forza per combattere tutto quanto, anche le infezioni. Greg, non hai sentito quello che ha detto il dottore? Questa non è una cura. Lo fanno per allungargli la vita. E non ci sarà nessun miracolo, Greg. E noi dobbiamo aiutare Ben. Dobbiamo? E credi che io non l'aiuti? Ma non posso certo aiutarlo a morire. Noi gli abbiamo insegnato a camminare. A dire la prima parola. Nemmeno al suo primo giorno di scuola l'abbiamo mandato solo. Per 8 anni noi l'abbiamo aiutato a fare ogni passo della sua vita. E lo lasciamo adesso, solo. Ecco, vieni. Dottore, Ben? Sta dormendo in questo momento. L'intervento è andato bene. Dio ti ringrazio. Splendido. Quando me lo manda a casa? Beh, ci vorranno almeno 5 o 6 settimane. Dottor Glaston, il mio bambino nascerà fra 20 giorni. Me lo mandi prima a casa. L'ha promesso, perciò la contenti. Mi dispiace, ma questa alimentazione è molto complicata e a voi ci vorrà parecchio tempo per imparare bene. Vedrò di riuscirci in fretta. È così importante per tutti noi. Claire, sai, non è così facile. Tutto quanto è basato sul tempo, misurato, calcolato e regolato. Ci vuole molta pratica. Più presto si inizia. Giusto. Si fissa bene questo. Controllate sempre che questo sia messo bene. Il catetere di Hickman ci fece guadagnare tempo. Il tempo che ci occorreva per prepararci.
e il tempo necessario per trovare il buon senso di preparare bene. Noi mormoni crediamo che la morte non sia la fine di tutto, mi sembra di aver fatto, ma che sia solo il passaggio in una nuova dimensione spirituale. Ma non contava il credo in teoria. In pratica eravamo solo due giovani genitori che non volevano la morte del figlio. Forza, Ben, il carburante sta arrivando. Mamma, Ben è guarita adesso? Guarito non si può dire, ma sta molto meglio di qualche giorno fa. È vero, Ben? Esatto. La casa dei Clendon l'hai finita, è a posto? Non tutto. Che cosa manca? Beh, mettiamola così. Possono lavare i piatti, ma non hanno il posto dove metterli a scolare. Oh, tesoro. In questo istante, vedi, ho scordato tutto. Ti adoro, Greg. Greg. Da bravo, un'altra spinta. Forza, amore, signora. Un po' di coraggio, spingi. Ecco, bravo. Forza. Per gli altri è stato molto più facile. Un'altra spinta. Gli vedo la testa. Ce la fai, amore. Prendi un respiro e spingi. Ti amo, Claire. Così, brava. Ti amo, ti adoro. Claire, vedo le spalle. Ci siamo, avanti, coraggio, su. Eccolo, è uscito. È un maschio. Un altro maschio. Ve lo diamo fra un attimo. Voglio vederlo, fatemelo, sì, subito. Ora. Dimmi, ti piace? Bene, vedo che il sangue del bambino è normale. Niente emofilia. Congratulazioni. Oh, grazie a Dio. Grazie. Hai sentito che ha detto Daniel? Tu sei un bambino sano. Che mi fai se te la mangio? Sbagliato, mangia. Una devo mangiartela per forza. Va bene, io faccio una. Siamo qui. Ehi! Mamma! Ciao, tesoro. Posso vedere il bambino? Sì. Ciao, piccolino. Non è bellissimo? Sì, sì, ragazzi, è dolcissimo. Fammelo vedere. Ciao, papà. Questo è dall'amico. Dov'è Ben? Si sta riposando. Forza. Questo è uno splendore. Mettiti qua. È bello essere a casa. Me lo dai? Sì, molto. Si deve stare attenti. È piccolo, sai. Non dormirà, mamma. Dove avete dormito tu, Ben e Brian? Nella stessa cuna. Ci sono i giocattoli per lui. Sei stato molto premuroso, Brian. Grazie. Posso vedere il bambino? Ti reclama tuo fratello. Danny, sai, Ben è il più grande. Ciao, Danny. Sono Ben. Non dimenticherò mai come si guardarono quel giorno. Il tempo si fermò per un breve istante al crocevia delle loro due vite. Danny era appena entrato a far parte di questo mondo. Ben era sull'orlo di lasciarlo. Il mio cuore scattò una foto. Ragazzi, ciao Ben. Ciao. Claire. Salve. Ciao. Greg. Salve. Ciao Danny. Ma com'è cresciuto? È vero. E voi, tutto bene? Sì, è stata una bella cerimonia. Senta, mi può dare un appuntamento? Ho bisogno di parlare con lei. Quando ti pare.
oggi pomeriggio. Va bene. Le sembrerà impossibile. Ben è un ragazzino speciale. Non perché lui è mio figlio. Lo dico perché lo penso. Lui si preoccupa per tutti. Cerca di capire le altre persone. È di quei tipi che ognuno poi definisce come un bravo uomo. Vescovo, pensavo di vederlo grande, con una famiglia tutta sua. Volevo e speravo diventasse un buon padre. Ma questo non accadrà mai. Ha 8 anni mio figlio e sono così pochi. Io sono suo padre. Colui che ha l'obbligo di proteggerlo. Colui che deve sistemare ogni cosa. Ma non so calmargli il dolore. Non so portarlo a scuola. Non so neanche cibarlo senza un tubo nel torace. E ora lui se ne deve andare. E io non so cosa fare. Ci sono altre cose da fare, Greg. Aiutalo a prepararsi. Claire me ne ha parlato. Ma non so se ci riuscirò. Ci riuscirai. Ti conosco. So che sei in grado di farlo. Ha bisogno di te, Greg, adesso. Devi abbracciarlo e accompagnarlo sulla soglia. Ma prima devi accettare di lasciarlo andare. Non ti sembra che mi assomigli, mamma? No, assomiglia a me. Beh, avete ragione tutti e due. Io penso che assomigli un po' a tutti. E pensare che noi tutti eravamo così. Ciao, ragazzi. Ciao, Danny. Così piccoli. Anche la mamma è stata molto piccola. E anche il papà. Eh sì. Ve l'immaginate vostro padre quando aveva pochi giorni? E prima ancora? Lo volete sapere? Prima chi siamo? Prima di nascere? Prima si è solo spirito. E si aspetta solo l'ora di venire sulla terra. Quando si viene al mondo, lui entra come una mano nel suo guanto. E lo spirito è molto importante. Ci dà la forza, il coraggio. Guardate, questo è lo spirito. Quando si viene al mondo, lo spirito si immette nel corpo. Così. E durante la vita di ognuno, lo spirito e il corpo restano uniti. Poi, quando giunge il momento che lo spirito deve lasciare questo mondo, quando si muore, lui abbandona il corpo, se ne libera. Resta la materia sulla terra. Lo spirito continua a vivere. Il mio corpo è uguale a quel guanto. Sì. E il mio spirito volerà via. Certo, Ben. Morirò, mamma. Sì, Ben, è così. Tutti si muore. E se accadrà prima a te, ci indicherai la strada.
quando si va in cielo. Vedi, Ben, hai presente quando si fa una lunga gita o si sta troppo in vacanza? Anche se ci siamo molto divertiti, non vediamo l'ora di tornare a casa. È allora che torniamo nella casa di prima. Nell'aldilà che c'è. L'aldilà? È meraviglioso, Ben. È la più bella creazione di Dio, la più perfetta. Ma non conosciamo nessuno. Oh, sì, amore. Lì ci sono molti amici, molti parenti. C'è il mio papà lassù e mia madre. E Jessica? Sì, Jessica ci aspetta lassù. Grazie, sai. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Papà, ci sono i dolci lassù. A montagne, Ben, e anche buoni. Buonanotte. Aiutaci, Greg. Pronto? Portalo di là. Via. Non posso crederci. È inammissibile. Lei aveva detto per il 5 febbraio e oggi è il 16. Mi dispiace, ma signor Tillman, ho avuto molti problemi in questi mesi. Avrò tanti problemi anch'io quando mia moglie lo saprà. Voleva entrare a fine settimana. Io sono mortificato, ma mio figlio Ben è malato. Mi dispiace per suo figlio, ma c'è un contratto e bisogna rispettarlo. Ehi, Greg, stavi aspettando tutta questa roba? Sì, digli di scaricarla laggiù. Le va bene, signor Tillman, se è pronta per lunedì. Oh, Greg, ma puoi venire un secondo? Mi scusi. A destra, devi metterlo più a destra. Quello vuole essere pagato. Vuole essere pagato? Ma se abbiamo il conto aperto? Sì, lo so, ma dice che ormai la cifra è troppo alta per lui. Pancreatite. Che comporta? Comporta che gli daremo dei sedativi. Non c'è nient'altro da fare? No, se non si vuole avere altre complicazioni. Quanto deve rimanere qui? Non lo so, Claire. È probabile che non possa più andare via. Si sveglierà solo tra un paio d'ore. Ripasso dopo. Emergenza. Grazie, dottore. Tua madre dovrà pensare ai bambini. No. No, i bambini li voglio qui. Non voglio che succeda come prima. Aspettavo Danny pensando a Ben, con te da solo, quasi tutto il tempo. E i bambini depositati da mia madre. Ecco, vedi, per Brian nell'ospedale c'è la scuola. E anche tu potrai venire più spesso. Noi abbiamo una famiglia, una grande famiglia. Restiamo uniti. D'accordo. Hai ragione tu.
potete raccontargli qualcosa di voi e potete anche giocare, se se la sentono. Voi siete venuti per distrarli, per fargli compagnia e per fargli dimenticare soprattutto che sono malati. Quasi tutte le stanze di questo piano sono accessibili, quindi potete entrare liberamente e presentarvi. I ragazzi sanno che vengono i volontari e perciò li aspettano. Voglio ringraziarvi per il vostro tempo che dedicate in questo ospedale. Ormai ho detto tutto, andate. E dove sta questo bambino? Ah, sì, questo è il piccolo Walker. Sta alla 118. Ah, mi scusi? Aspetti un momento. Quel piccino ha lights. Oh, ok. Zaki! Ben, sta male ora. Guarda se Danny è il ciuccio. Non ce la faccio. Lo so, tesoro. Lo so. Mamma, quando si muore si soffre. No, Ben. Ogni parte del corpo, sai, si rilassa. E credo che si avverta un senso di pace. L'altro è il sedativo quando me lo danno. Ascoltami bene. Se continuano a darti medicine tutto il giorno, non farai altro che dormire. Non vuoi vedere il tuo papà quando arriva? È così che vuoi passare tutto il tempo, dormendo. No. Beh, facciamo così. Inventiamo una scaletta da 1 a 10. 1 quando non hai male, 10 non lo sopporti. E se mi dici siamo a 10, ti prometto che ti faccio portare subito il sedativo. Ti va di farlo? D'accordo. A che numero siamo adesso? 4. Va bene, allora aspettiamo. Vuoi vedere la TV? Vuoi leggere? Dimmi che ti piacerebbe fare. Qualsiasi cosa. Vorrei suonare bene il violino. Sì, è per delle lezioni di violino. Per un bambino ricoverato all'ospedale. Sì, martedì andrebbe bene. Beh, a Lights. Ah. Sì, capisco. Va bene, grazie. Per favore, la volete smettere? Non riesco neanche a pensare. Quando andiamo in pizzeria? Quando sarà ora di andarci? Allora io vado da Ben. Ben sta ancora dormendo. Voglio andare in qualche posto. D'accordo, ora fammi fare questa telefonata. Sì, chiamo per delle lezioni di violino. Bravo, bravo! Sei grande. Hai orecchio, sai? Per quando torni, papà, voglio suonare molto meglio. Sei già molto bravo. Vorrei rimanere, ma non voglio viaggiare col buio. E i bambini ora devono andare tutti a dormire. Date la buonanotte a Ben. Tieni, Ben. Grazie. Buonanotte, Ben. Notte. Sogni d'oro. Grazie. Sai, torno presto. D'accordo. Ciao, amore. A domattina. A domattina. Senti, che ne diresti di farci uno spuntino? Oh, grazie, Joe, ho da fare. Mi aspettano in ospedale. Ah,
sei peggio di un piccione viaggiatore. E quanto ti ci vuole? Oh, ci vogliono quasi 3 ore. Ascolta, Greg. So che hai dei problemi di soldi con l'ospedale. Se questo ti aiuta, non darmi lo stipendio di questi giorni. Apprezzo il tuo gesto. Ma non mi risolvi il problema. E poi hai una famiglia da mantenere. Sì. Sai, non è certo per impicciarmi, ma come farai a pagare tutti i debiti? Non lo so. Un'ambulanza, per favore. È importante che si riguardi. Sono Claire Madison. Mio marito è stato appena ricoverato. Madison, venga con me. Vada a chiamare l'altra infermiera. Greg. Non è nulla, sto bene. Che ti è capitato? Niente, non preoccuparti. D'accordo, ma ti è successo qualcosa? Mi hanno chiamato subito. Ho pensato che fosse il cuore. Ha avuto un attacco d'ansia, ma signora Madison ha gli stessi identici sintomi di un attacco di cuore. E talvolta anche peggio. Fortuna che ha pensato di fermarsi. Deve prendere qualcosa? Deve solo cercare di riposarsi. Io gli ho dato un leggero tranquillante, ma deve stare calmo e parlare con qualcuno. E io vi suggerisco di andarci presto. Io non vado dallo psichiatra, sta bene. Sta tranquillo. Senti, resta qui, vado da sola all'auto. Claire! Tesoro, ti prego, ti devi riguardare adesso, lo sai? E perché tu non ti devi riguardare? Greg, non devi pensare a me. Io non ho niente. Tu invece non stai più bene. Greg, io ti voglio in buona salute. D'accordo, d'accordo. Emergenza stanza 116. Emergenza stanza 116. È la stanza di Ben. Venite, bambini. Sally? D'accordo. Sta avendo un attacco. Guardo io i bambini, tu entra. Tieni questa, Zachy. Puoi chiamare Greg? Sì. Presto, presto, che aspettate? Non è facile. Tenetelo, tenetelo. Attenti alla testa. Ben! Colpo respiratore. Ben! No, io tranquilla, ci lasci fare. Ormai è tutto sotto controllo. Tenetelo, non voglio che si faccia del male. Attenti, fate cessare l'emergenza. Ora chiamo. Stanza 100. Così, così. Ora il Valium è in circolo. Sta cominciando ad agire. Tra poco starai bene. Tra poco starai bene. Penny, è tutto finito. È passato. Non è vero? Sì. È l'ora di andare a casa, mamma. Voglio andare a casa presto. Lo so, Penny. Lo so. Questo non credo sia possibile. È nel pieno della crisi ormai.
Non pensava alla mia casa. Ti adoro. Ti adoro. Claire, hai un'aria esausta. Suppongo che lo sia. Dov'è Greg? Ieri è partito. Doveva riprendere il lavoro. Torna di pomeriggio? No. Il dottore l'ha visitato e gli ha proibito di andare su e giù. E porti tutto il peso da sola? Esatto. Ma non vediamo altre soluzioni. Sally, posso farti una domanda? Certo. So che tu hai visto morire tanti bambini. Com'è la fine per loro? Quando si avvicina la fine, parlo con la voce dell'esperienza. Loro cadono in trance. Sono ancora coscienti, ma non sono del tutto di qua. E molti dicono che gli appare una luce. La vedono in fondo a un lungo tunnel. E tutti ne sono attratti, ma hanno paura di andarci. Perché se vanno, loro sanno che i genitori poi soffriranno. Ma poi, quando decidono di andare, si vede subito la pace che li pervade. E si sente la presenza. Ciao. Ciao. Mi chiamo Jeff, e tu? Ben. Posso sedermi un attimo? Certo. Sei un dottore? No, no. Sono un volontario, ma studio per diventare medico. Dovrei fare le punture. Le odi, vero? Prima sì, ma ora le medicine me le danno con quello. È passato troppo tempo. Siamo precipitati in un... Stai guardando Megatron. Ma la nostra missione non... Tu conosci Megatron? I Transformer sono i cartoni che preferisco, e tu? Anch'io. Davvero? Abbiamo gli stessi gusti e andremo d'accordo. Già. Ciao, tesoro. Ciao, mamma. Questo è Jeff. È un volontario. Anche a lui piacciono i Transformer. Ciao, Jeff. Sono Claire. Salve. E il dormiglione che ho qui è Danny. Nessun volontario è venuto prima d'ora. Che fate? Vede, noi pensiamo ai ragazzi per farvi riposare. Già, perché non ti riposi un po'? Io non penso sia il caso. Può andare, sto io con lui. Posso rimanere per un paio d'ore. Vai, mamma, lasciaci. D'accordo. Conosci Guerre Stellari? Ho visto tutti e tre i film, 5 volte. Io invece 6 volte. Non so chi avesse più bisogno di Jeff, Ben o io, ma lui ci arrivò come un dono. E dato che Jeff lo conosceva da poco, non pensava al domani. Era sereno. E i giorni che passarono a giocare insieme sollevarono lo spirito di Ben e di conseguenza anche il mio. Quando Ben si sentiva meglio si rideva e si scherzava. Quando stava peggio aspettavamo giorni migliori. Lo sai che morirò? Ehi, non parlare così, eh? Perché? Beh, perché non puoi esserne sicuro. Sì, lo sono. Hai paura? No,
Ehi, guarda il tubicino dove sei andato a incastrare. Tu sarai un bravo dottore. Se lo dici tu. Sì, io ho conosciuto tanti dottori. Mamma e anche papà mi hanno detto che quando uno muore non deve aver paura. Scompare il dolore, scompare il nostro terrore di rimanere soli. Ma sai cosa penso? Io credo che potrò chiedere se posso essere l'angelo di una persona speciale, di una persona particolare. Prometto che se posso, sarò il tuo angelo custode. Se porti quei videogiochi dal piano di sopra al piano di sotto, mi faresti un piacere. Mi scusi? Sì? Jeff, non è vero? Sì. So che va spesso a trovare il piccolo Madison. Sì, è vero. Credevo di averglielo già detto. Che il bambino ha l'AIDS? Sì, e l'AIDS è una malattia contagiosa. Signora Parson, suo padre, sua madre e anche i bambini stanno sempre con lui. Non c'è bisogno di preoccuparsi. Senta, è mio dovere preoccuparmi. Lei è un volontario. E volontariamente vedo un amico. Grazie. Non devo neanche guardare. Mi ordini un bel filetto, poco cotto. Anche per me. Allora, su, dimmi. Corteggiami. È tanto che non veniamo in un posto così romantico. Io, sai, non corteggio le belle donne sposate. Oh. Allora non lo diremo a mio marito. Com'è questo... questo... marito che hai? È... avvenente. È... adorabile. È forte. Greg, stai tranquillo, fai un lungo respiro. Prendi e bevi. No, non ho più voglia di mangiare. Grazie, ordina quello che vuoi. Mi spiace, non posso fare altro. Io non ho detto niente. Succede così, senza preavviso. Greg, ascolta, devi andare da uno psicologo. No. È l'unica cosa da fare. Ma perché hai paura? Non vado da una persona sconosciuta per dirgli ti pago, ascoltami. Mio figlio sta morendo. Ma non voglio che accada. Ma se non mi capisci neanche tu. Anch'io sono sconvolta. Tanto quanto lo sai tu. Ma io guardo la realtà e non mi faccio prendere dall'ansia. Beh, non tutti siamo perfetti come te. Oh, certo, continua a fare quello che vuoi. E lasciami come al solito con tutto il peso sulle spalle. Che stai dicendo? Ti dimentichi forse che ho fatto in tutti questi anni? Io ti ho sempre aiutato in tutto. Non capisci che soffro perché non posso più farlo? Credi forse che non mi dispiaccia se perdi sola con Ben in quell'ospedale? Riesci a capirlo o no? Io vorrei tanto farlo, Greg. Davvero. È chiaro che non vuoi continuare. Ma per ora non posso accontentarti. Per riguardo... va bene. Quando il dolore arrivò al massimo, decidemmo di riportarlo a casa.
I dottori non potevano fare più nulla. Il cerchio di Ben cominciava a chiudersi e, sapendolo, volevamo circondarlo col nostro amore finché il cerchio non si fosse completato. Mamma, guarda, i narcisi. Regalare a Brian i miei robot. Beh, sarà contento. E le mie pistole a Zack. Lo sai, Ben. Molte persone, quando vogliono lasciare a qualcuno qualcosa, scrivono le volontà. Chi sono? È una lista di quello che si possiede e a chi lo si vuole lasciare. Vuoi farne una? Sì. Io, Ben Madison, scrivo le mie ultime volontà. L'auto elettrica a Zack, i dinosauri a Danny, il mio pallone a Kit e Randy, lo slittino a Carrie e Lisa, la macchina blindata, Brian. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a me. Adesso un po' di silenzio mentre Ben esprime il suo desiderio. Ciao. Lui come sta? Purtroppo ha dei dolori continui. Gli abbiamo aumentato i sedativi e così Ben dorme e va avanti. Sono qui perché ora Greg ed io dobbiamo chiederti un grosso favore. Vorremmo che tu fabbricassi la cassa. È un compito ingrato per me. Lo so, papà. Per tutti noi. Devi pensare a questo. Vuol dire non abbandonare Ben. Dormi? No, papà. Come ti senti? Non lo so. Bene, credo. Ben. Una cosa devi sapere. Io sono molto fiero di te. E un'altra cosa, Ben.
tu hai portato molte gioie nella mia vita. Il mio cuore è colmo di te. George. Non ce la faccio. Ognuno di quei chiodi mi si pianta nel cuore. No, George. Non capisci che per i nostri cari ragazzi vuol dire abbracciare per sempre Ben sottoterra, come se fosse ancora vivo. È terribile. Mamma. Tu lo sai come cadrà. Vedrai una luce, Benny. Una splendida luce lontana. Lampeggiare alla fine di un lungo tunnel. Il tuo spirito vorrà abbandonarti perché lui sarà attratto da tutta quella luce. E tu lascialo andare. E il velo che copre i nostri occhi potrà caderti. E conoscerai la grande verità. Poi subito ti sentirai invaso da un'immensa sensazione d'amore. Durerà a lungo. No, Benny, non durerà a lungo. Capiterà in un batter d'ali. Sono le 3 di notte. Vieni a dormire. Fra poco vengo. Mi manca solo da rifinirla ed è pronta. Torna pure a letto, non mi aspettare. Ma di che hai paura? Nella mia stanza è apparsa una cosa strana. Non dire sciocchezze. Vieni qui. Così. Penso che sia un brutto incubo. Era Ben. E mi ha detto che ora stava bene. E che prima di partire voleva salutarmi. Oh.
Vieni, Greg. Lasciati andare, Ben. Vai verso la luce.